e togliamo sempre da questo. Questa è quasi ultimata come cucina. Sì, sì, sì. Quanto sì. manca? Tre minuti. Tre Il tempo minuti. Di saltarla e impiattarla. Quindi in sinergia. Invece la nostra spigola vogliamo La possiamo vedere. Controllare. Ancora mezz'ora non è salta. Ecco qua. No, no. Si deve imbrunire il sale. Ok, perfetto. Allora. Pronto? Pronto, Simona. Buonasera, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, buonasera. Sono Maria da Catanzaro. Cara Maria, buonasera. Ciao, buonasera. Volevo fare gli auguri allo chef per il bambino. Grazie. Sì. Allora, prego. Simona, le volevo chiedere, la panna è di cucina o dei dolci? Panna da cucina, signora. Panna da cucina? Panna da cucina. Sì. Ho capito, va bene, grazie. Panna da cucina, prova a farlo il piatto e poi ci farai sapere com'è venuto, va bene? Sì, sì, va bene. Va bene. Ok, senti, Simona, volevo salutare. Me li saluti i miei nipotini, Andrea e Cristian. Andrea e Cristian, un saluto grande da tutta MasterChef, va bene? E mia zia Anna. E tua zia Anna, perfetto Maria, grazie, è stato fatto. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Ecco qua, chef, ora... Ora finiamo, li saltiamo. Li saltiamo, pronto? Sì. Pronto, buonasera. Buonasera. Nonna Raffaella. Come signora? Nonna Raffaella. Nonna Raffaella, vienici in soccorso, cara nonna Raffaella, prego. Prima di tutto auguri allo chef per il bambino, un bambino splendido. Grazie, grazie. Tutti i bambini sono... auguri, Nonna Raffaella, ha sentito la richiesta della fetta al latte? Allora, metto... Sì, l'ho sentita. Guarda, io veramente non vuole bagnata la fetta al latte. Ecco, infatti. Però se vuole provare a bagnarla, tu con fare che... una prova. Ecco, con che cosa consiglieresti eventualmente di bagnare questa fetta al latte? Sempre con le cuore dolci, perché non vale con l'amaro, capito? Volevo fare con... acqua e vermuto, può fare tanti di cuore dolce. Va bene, però tu comunque confermi che non va bagnata, vero? No, non va bagnata. Perfetto, perfetto. Non va bagnata. Nonna Raffaella, tu lo sai fare il bignè, come diceva quella signora? Ah, il babà. Il babà. Adesso guardo che non me l'ho fatto una volta, non mi ricordo bene, però... Perfetto, vero, va bene cara Raffaella, tanto riavremo anche te qui presto, va bene? Intanto noi andiamo ad impiattare. Bene, bene, sono stupende queste scampi. Grazie cara Raffaella, grazie a te. Auguri di nuovo, complimenti a tutti. Saluti grazie. A tutti quanti, brava. A tutti quanti in generale. Bravissima cara Raffaella, così si fa. Ciao cara. Ecco, se si fa, va bene. Un bacione a tutti, ciao. Ciao. Buon proseguimento. Buonasera. Grazie cara Raffaella, grazie. Ah, come allora. Mi sta disponendo sul piatto? Vediamo un po'. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come state? Noi stiamo bene, con chi abbiamo il piacere di parlare? Se gentilmente possiamo abbassare un pochino l'audio. Senz'altro. Grazie. Un minuto di pazienza e abbassamento. Grazie. Sono Franco da Catanzaro. Franco da Catanzaro, buonasera, benvenuto. Sì, intanto devo fare gli auguri allo chef. Grazie. Per il bellissimo evento. E poi per i piatti che ha fatto. E una cosa volevo chiedere, ho visto che ha fatto la spigola sotto sale. Sì. E poi l'ha messo nel forno. Sì. Quanto tempo ci deve stare? Mezz'ora. Mezz'oretta. Io, allora, queste spigole che ho messo io, e sto dicendo mezz'ora, perché la spigola è di... non più di 300 grammi. Se uno compra una spigola che è 500-600 grammi, allora nel forno deve aumentare di 40 minuti, 45. Ecco qui. Ho capito, dipende quindi dal peso, della grandezza della spigola. Sì. Ecco qua, intanto io, Franco, vado a immortalare questo piatto che troverete poi sul nostro sito www.telespaziotv.com dove ci sono le ricette di MasterChef, va bene Franco? Certamente, intanto devo fare i complimenti a te per la trasmissione e posso essere sicuro di quello che dico, che sei l'unica e non dico altro.
va bene, caro Franco, va bene, grazie, grazie, siete, siete molto gentili e continuate a seguirci tutti quanti, va bene? Sicuramente, sicuramente. Io non per fare polemiche, solo questa seguirò. Vabbè, Franco, bravo, non diciamo nulla, no, voi seguite la trasmissione. No, ecco. Non nient'altro perché sennò potrei far perdere tutto figura a qualcuno. No, 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 voi seguite le trasmissioni che vi piacciono, i gusti sono gusti e ognuno segue quella che ritiene più opportuna, va bene? Certamente, ma perdonami che dico soltanto una cosa, quando si fa una trasmissione ci deve essere sempre alla base la serietà. Basta. Franco, grazie, va grazie, bene. Apprezzo ciao. Risentirti, ciao. Buonasera. Ciao caro Franco, ciao. Ciao. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Anna da Cosenza. Signora, mi ripete il suo nome, gentilmente? Come? Mi ripete il suo nome, gentilmente? Marianna. Marianna, mi scusi, buonasera. Buonasera, io volevo fare i complimenti allo chef perché è a dir poco bravissimo. Prego, grazie. Solo che vi chiedo una cortesia, quando date le ricette, di parlare di me, altrimenti non capiamo. Va bene, certamente faremo, lo faremo senz'altro, va bene? Certo, cercheremo di parlare un po' di meno quando diamo le ricette in modo che possiate capire meglio, va bene? Sì, no, non vi riusciamo a seguire. Perfetto, Marianna, è giusto che tu ce l'abbia sottolineato e noi cercheremo di farlo, va bene? Grazie, grazie, buonasera. Ciao Marianna, ciao. Allora, ricapitoliamolo questo piatto, perché qualora qualcuno avesse perso qualche passaggio, prego chef. Sì. Allora, abbiamo messo olio d'oliva, aglio, abbiamo fatto soffriggere, a parte ho pulito e lavato gli scampi, poi li ho messi a rosolare, ho messo un po' di pepe nero, prezzemolo, ho bagnato con vino bianco, poi ho fatto l'aggiunta di pomodoro passato, poi per finire ho messo panna da cucina e un pizzico di sale. A parte abbiamo messo 300 grammi di linguine. Grazie. Prego. Molto gentile. Poi? Allora, vanno tolti al dente e saltate il tutto nel sugo che noi abbiamo preparato. Sì. Benissimo, io spero che la signora abbia preso tutti i passaggi e passiamo ora al prossimo piatto, ma prima rispondiamo ad una telefonata. Pronto? Ciao Simona, sono Elvira. Cara Elvira, ciao! Come va? Tutto bene? Tutto bene, con questi meravigliosi piatti non potrebbe andare meglio. E tu? Infatti. Volevo fare gli auguri allo chef. Grazie. Brava, Elvira. E poi a tutti voi, e poi voglio salutare la famiglia Rino Ferreri con Stefano Ferreri. Lo saluto tanto anch'io, cara Elvira. Ciao, un bacione. Ciao, cara Elvira, ciao. Buonasera. Grazie a te. Allora, chef, cominciamo a fare finalmente... O facciamo... No, chef, basta, adesso è l'ora dei miei cannelloni ripieni, per carità, non cambiamo ancora perché lei c'ha altri tre piatti, mi fa aspettare fino alle 9:30, regia, va decido bene. Io cannelloni. Facciamo cannelloni. Decido d'impero, cannelloni, ricotta e spinaci, per la pasta, 5 uova, 400 grammi di farina e sale, anche perché tutti gli spettatori ci chiamano, ci telefonano, ci fermano per la strada perché ammirano le paste che lei fa, immense, è veramente diventato famosissimo. Prego. Va bene. Allora. Pronto? E diciamo buonasera a tutti. E se lo dobbiamo dire, diciamolo. Sono Antonella da Cosenza. Buonasera, buonasera. 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 Benvenuto al fuoco Giuseppe e auguri per il bimbo. Grazie, buonasera signora, grazie. Volevo fare i miei complimenti perché stasera sta facendo veramente un pranzo raffinato. La ringrazio. Bravissimo, bravo, veramente. Grazie. Noi siamo contenti di accontentarvi di sera in sera, cerchiamo di dare la varietà e stiamo chiedendo ai nostri chef sempre di più, vero? Ma non ce n'è bisogno perché sono bravi di loro. Sì, ma complimenti anche a te stasera, sei elegantissima. Grazie. Però te la posso dire una cosa. Anche tu, dimmi, che mi devi dire? Tu lo sai che ti voglio bene e speriamo per la tua salute. Sì. Ti hai vestito un pochettino leggerina. Ma perché? Un pochino ci voleva, Simone. Cara Antonella,
ti piace tutto quello che abbiamo cucinato fino adesso? Tutto bene? Tutto.